Mister Alessandro Andrelli di G24 le chiede: lo Spezia lotta come il Frosinone per un posto nei playoff. Che squadra si aspetta allo Stirpe dal punto di vista tecnico-tattico? Ma lo Spezia è una squadra con un'identità precisa, è una squadra che ama costruire da dietro e ha proposto sempre un bel gioco, un gioco di palleggio ma allo stesso tempo dinamico. È sicuramente una delle squadre che gioca miglior calcio in Serie B, ma allo stesso tempo abbina anche una fisicità importante, perciò è una squadra per me molto forte. Roberto Monforte, Radio Day: le maggiori difficoltà del Frosinone secondo lei di carattere fisico o tattico? Ma diciamo che dopo la grande sosta la squadra sta facendo un po' fatica a rialzarsi un po'. Sicuramente dobbiamo crescere fisicamente e dobbiamo riprendere fiducia, perché i risultati buttano giù i giocatori, buttano giù tutti, e perciò dobbiamo un po' ritrovare fiducia a noi stessi. E ho detto già, crescere fisicamente, perché rispetto magari a tante squadre siamo una squadra un pochino più esperta e ci vuole un pochino più tempo per rimettere in modo qualche giocatore. Tutto qua. Maurizio Di Rienzo, Messaggero: se anche la difesa adesso perde un po' di colpi, non pensa che il cammino possa diventare ancora più difficile? E poi come spiega l'involuzione a livello caratteriale? Ma allora, dopo la sosta tutti erano preoccupati di come avrebbero trovato le squadre, i giocatori. Tutti hanno delle difficoltà, perché lo Spezia ha perso col Pisa in casa l'altro giorno, Crotone secondo classifica ha fatto 3 pareggi, noi con un po' di fortuna magari, oppure non è stato un caso, potevamo prendere un punto in più magari da qualche parte. Grande incognita dopo la sosta. Adesso si possono fare 1000 ragionamenti tattici. Noi abbiamo giocato le ultime partite come abbiamo vinto le 6 partite di fila, prendendo 0 gol in 6 partite, dove la difesa era il nostro. Adesso si critica la difesa, ma lo stesso modulo, stessi uomini, abbiamo fatto 6 vittorie con 0 gol presi. Perciò adesso si fa tante chiacchiere, giusto, perché quando perdi è giusto che prendi critiche e tutto, però da parte mia, da parte della squadra, dobbiamo rimanere lucidi e sapere la nostra forza e dove intervenire, fare cosa far meglio. Giovanni Giuliani, Teleuniverso: nei prossimi 180 minuti vi giocate tanto, a livello mentale quanto è difficile districarsi tra le ambizioni di lottare ancora per il secondo posto e la necessità di resistere a chi arriva da dietro? Oh, siamo lì, dai, tutti lì, vinci una partita, ti rimetti, pensi al secondo posto, perdi un'altra, guardi sotto, siamo lì in mezzo, adesso non dobbiamo far calcoli, niente, cioè abbiamo ancora un bel po' di partite, ancora sono talmente tante che ho detto bisogna stare tranquilli e cercare di arrivare alla prima vittoria prima possibile, perché credo che questa squadra ne abbia veramente bisogno. Stefano Martini, tutto Frosinone: mister, dopo 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 5 gare, sente a rischio la sua panchina? Certamente sì, è il nostro lavoro e perciò quando fai 3 sconfitte e 2 pareggi è giusto che l'allenatore si senta in discussione, giustissimo. Alessandro Biaggi, FR Sport: collegandomi a questa domanda le chiedo se cominciare a leggere e a sentire questi rumors la lascia completamente indifferente o comunque può condizionare il suo e il lavoro del suo gruppo. Ma è normale, allacciandoci alla prima che ho detto adesso, è il nostro lavoro questo, cioè se uno va in crisi perché prende 2 critiche, io da quando sono piccolo che mi giudicano, quando ho 8 anni, ho fatto giocatori a alti livelli, appena sbagliavo una partita mi disintegravano perché l'aspettativa era sempre alta. Adesso faccio allenatore, che faccio? Non cambia niente, sono sereno, è normale che fanno male più che le critiche e le sconfitte, quello sì, però sono abituato a essere giudicato, criticato e acclamato. L'ho fatto da sempre, e perciò so quello che devo fare, soprattutto so quello che devo fare, ho una mia idea, so come intervenire, poi se sarò efficace sarò apprezzato, se non sono efficace nella mia strategia da qua in avanti la società farà quello che deve fare, ma non mi cambia niente, cioè, nel senso so quello è il mio lavoro e lo metto in preventivo. Alessandro Salines, Gazzetta dello Sport: la scarsa incisività sotto porta, secondo lei a cosa è dovuta? Ma non lo so, adesso dobbiamo prima cosa crescere individualmente e dopo anche come squadra, ma io credo bisogna riportare su giocatori che sono stati fermi tanto tempo, che adesso sono un po' in difficoltà magari, perché sono stati un evento straordinario quello che è successo, perciò chi reagisce in un modo, magari Cittadella con tanti giovani riparte subito perché è più fresco, perché per età, noi magari
in qualche giocatore facciamo un pochino più fatica a rimetterci in moto, però è normale, è una cosa straordinaria e vediamo, bisogna riportare i giocatori al massimo prima possibile, tutto qua. Rolando Pignini Extra TV, Ciano è pronto per partire dall'inizio, ha valutato in attacco eventualmente lo stesso Ciano dietro le due punte? Vediamo, vediamo, Ciano sta meglio, ha giocato, adesso bisogna vedere se tiene 90, se magari può fare un tempo il primo tempo, il secondo, vediamo, non lo so. L'ultima, Roberto De Luca l'inchiesta, lei era partito con l'intenzione di praticare un calcio diverso, propositivo e coraggioso, poi ha deciso di cambiare tornando al modulo di base ampiamente conosciuto a Frosinone. E non crede che sia giunto il momento di usare un po' di più a livello tattico, magari portando qualità tra le linee con il trequartista per supportare l'attacco, oppure ritiene che con la rosa che ha a disposizione non sia possibile? È possibile tante cose, però bisogna valutare, credo, l'identità di questa squadra che ha dato tanto. Adesso buttiamo tutto, no? Perché è normale, però queste, ho detto, siamo sempre quelli di 6 vittorie, con un modulo che ci ha portato 6 vittorie di fila. Perciò, e poi bisogna vedere anche le condizioni di questo momento. Tante volte sì, si può anche cambiare, si può mettere qualcosa in più davanti, però bisogna vedere anche il momento se la squadra può supportare in questo momento magari una punta in più. Vediamo.